tempo di pioggia, mi sto addentrando verso la tangenziale milanese, quindi speriamo in bene e incrociamo le dita. Voglio condividere con te una riflessione, che più che una riflessione è una domanda molto potente e utile alla nostra presa di consapevolezza e presa di conoscenza, in modo tale che possiamo utilizzare al meglio i nostri pensieri, le nostre azioni, i nostri comportamenti. La domanda è: in che modo stai coltivando i tuoi pensieri? Sì, perché anche in natura, se osservi, il terreno nasce per accogliere, nasce per produrre, per creare. Ok, così come i nostri pensieri, ogni volta che immettiamo un pensiero è un seme che si può trasformare in qualcosa di utile per il nostro mondo interiore, ovviamente questo mondo interiore si riflette anche all'esterno, e il più delle volte succede che noi diamo attenzione alle cose non belle, poco piacevoli, poco produttive, o meglio andiamo sempre di più sul difetto, qualcosa che non ci piace. E la cosa interessante è che il nostro cervello, ogni volta che ci addentriamo in qualcosa che non ci piace, anche quando accade qualcosa di positivo nella nostra vita, troviamo sempre, quasi sempre, un difetto. Quindi abbiamo allenato la nostra mente ad osservare qualcosa che non ci piace. E se osservi attraverso questa dinamica, cosa accade? Pensiero, azione. Quindi un'azione cosa fa? Genera un comportamento. E se utilizziamo i nostri pensieri nel migliore dei modi, creando delle azioni specifiche nella nostra vita, utilizziamo in egual modo i nostri comportamenti in linea con quello che sono i nostri pensieri. Quindi l'effetto è questo. Quindi in che modo stai coltivando i tuoi pensieri? È una domanda molto potente e produttiva, perché se sai che tu stai coltivando qualcosa, vuol dire che puoi immettere delle semente, puoi mettere dei semi. Questi semi sono i pensieri, e attraverso la qualità dei nostri pensieri che mettiamo quotidianamente, vai a generare un mondo infinito di opportunità, di possibilità che si possono scatenare nella tua vita. Quindi sia nel bello e nel cattivo tempo, come oggi qui a Milano c'è il brutto tempo, possiamo comunque mettere dei buoni semi. Quindi ti lascio questa domanda, te la lascio in modo tale che puoi riflettere anche tu. Se vuoi vedere il prossimo video, che parlerà di più nello specifico in che modo possiamo utilizzare le nostre visualizzazioni collegate e connesse alla meditazione, e per andare a ristrutturare un nostro comportamento, un comportamento inadeguato, poco adeguato in quello che sono i nostri obiettivi, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Qui sulla destra c'è un tastino rosso, se vuoi puoi mettermi anche un mi piace, e poi puoi anche condividerlo. Ci vediamo al prossimo video, ciao!